quale oggi voglio fare insieme a voi la mia prima tinta per capelli e utilizzerò questa tinta qui, che è di Sante ed è una tinta naturale per capelli, che è la Color Cream. Allora, in realtà io l'ho già fatta, però vi faccio vedere tutto il video e ne parliamo un attimo insieme. Nella scatola è compresa una maschera all'argilla che bisogna fare prima di applicare la tinta, quindi lavo i miei capelli col mio shampoo regolarmente e dopodiché vado ad applicare questa maschera all'argilla, che fa anche un po' di schiuma perché serve ad eliminare proprio lo sporco in modo tale che la tinta si possa applicare meglio e possa prendere meglio appunto il capello. La maschera va tenuta in posa dai 10 ai 15 minuti ed è di colore marrone, infatti potete anche notare sui miei capelli. Una volta tenuta in posa la andate a sciacquare completamente e siete pronte per applicare la tinta, che va applicata come una normale tinta sui capelli, e io mi faccio aiutare da mia madre ad applicarla perché sono proprio una frana, anche perché non l'ho mai fatto. Quindi la tinta va tenuta in posa dai 30 minuti alle 2 ore, però più la fate stare più il capello prenderà, almeno così si dice sulla scatola. Risultato sui miei capelli forse è impercettibile, e in realtà non è così come pensate voi che è impercettibile dalla fotocamera, perché il colore è uguale. No, in realtà non ho preso una cippa, cioè non è servita assolutamente a nulla questa tinta, e sono rimasta delusissima. L'ho tenuta circa 2 ore in testa pensando di poterlo far prendere ancora di più il colore, ma in realtà non è stato così. Ho ancora dei fili di capelli bianchi che si vedono, sono bianchi, cioè non sono neanche leggermente colorati, sono totalmente bianchi, e il colore dei miei capelli è rimasto esattamente uguale. Non che mi aspettassi un colore diverso, ma mi aspettavo almeno dei riflessi, tipo dei riflessi col cioccolato. Nulla, 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 nulla. Cioè, forse me l'ha leggermente scurito il mio colore originale, ma per il resto non ho fatto niente. Mi dispiace perché ci tenevo tantissimo a questa tinta. Allora, questo risultato è stato completamente un flop, ma di brutto. Quindi se conoscete per favore una tinta naturale che vada a coprire i capelli bianchi, o comunque una tinta che sia delicata sui capelli come prima esperienza, mi raccomando fatemi sapere, perché ho bisogno di coprire questi filetti bianchi che mi danno un po' fastidio. Non sono esagerati, però sapete, insomma, devo farla. Quindi questa è completamente bocciata, non la comprate se stavate pensando di prenderla, non lo fate. Mi dispiace bocciarla così, ma non copre niente, non serve a niente, nulla veramente. E per il resto spero che comunque il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Fatemi sapere insomma nei commenti, datemi qualche consiglio a riguardo, anche se sapete di miscele di henné, qualsiasi cosa, veramente va bene qualsiasi cosa, fatemi sapere. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo presto in un prossimo video, ciao.